Buona giornata, 11 minuti dopo le 8 del mattino, benvenuti da Roma da parte di Pierluigi Diaco, a Milano Giusy Legrenzi e Fulvio Giuliani. Avete ascoltato ieri le opinioni per il sì al referendum del sindaco di Verona Flavio Tosi, domani il leader della Lega Nord Matteo Salvini, venerdì chiuderemo con il presidente del Consiglio Matteo Renzi e oggi è il turno per il no del vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Luigi Di Maio. Onorevole, buona giornata e benvenuto su RTL. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Una buona giornata, le chiediamo subito come sta, tutto bene? Sì, tutto bene, adesso sono in aeroporto e sto per partire per Trieste, quindi passerò questi minuti insieme a voi e poi mi imbarcherò per andare a Trieste per visitare delle start-up innovative, delle aziende innovative che abbiamo in quella regione e sono il fiore all'occhiello dell'Italia. Allora, partiamo dai contenuti, entriamo un po' nel merito di questa riforma per la quale state chiedendo da molto tempo appunto di esprimere il voto negativo, e partiamo da uno dei temi perché sono veramente tanti, non posso chiederle perché no così in generale. Andiamo per esempio sulla questione riduzione del numero dei senatori. Voi avete tra l'altro fatto spesso una bandiera proprio del fatto di ridurre i costi della politica, tra cui anche tante, cioè numericamente proprio i politici. Questa cosa però all'interno di questa riforma della Costituzione evidentemente non vi piace. Cosa c'è che non va? Ci sono due aspetti su questo tema. Prima di tutto il solito stile renziano: ti tolgono un diritto e lo barattano con uno zuccherino, un bonus o 200 poltrone ai senatori. Noi stiamo per perdere con questa riforma, se dovesse passare il sì, il diritto di votare il Senato. Che ne dica Matteo Renzi, nella sua riforma c'è scritto che i nuovi senatori non li eleggeranno più i cittadini, ma i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali delle province di Trento e Bolzano, e ci dice io elimino 200 poltrone da senatore. Scompaiono 200 poltrone al Senato in cambio della scomparsa del diritto di votare il Senato, ma nessuno sta dicendo che con una legge, la legge Delrio, un anno e mezzo fa hanno istituito 30.000 nuove poltrone nei comuni, 6.000 da assessori, 25.000 da consiglieri. Ora voi mi direte, ma un senatore non vale un consigliere, ma 30.000 tra assessori e consiglieri costeranno di più di 200 senatori. Onorevole Di Maio, un altro passaggio molto delicato, molto discusso, il riordino dei rapporti fra potere centrale e regioni. Voi nel vostro secco e tante volte ribadito no, avete tra le altre cose sottolineato i rischi naturalmente che il tutto poi si riduca a riportare al potere del capo del governo, quindi di una singola persona. Chiunque esso sia, è del tutto evidente. Come risponde però a chi vi rinfaccia di voler essere in qualche misura i difensori degli attuali sprechi e delle difficoltà da parte delle regioni di riuscire a far quadrare i conti e di avere un rapporto costruttivo con il potere centrale? Beh, diciamo che l'emblema delle diversità regionali e più in generale degli enti territoriali in questo paese è la sanità, e questa riforma lascia la sanità quasi del tutto invariata. Continueranno ad esistere 20 sanità differenti, anzi con l'ultima legge di bilancio per esempio in Campania hanno promosso De Luca a commissario della sanità in Campania. Perché dico questo? Perché per risolvere i problemi della sanità non basta nient'altro che togliere il potere ai politici di nominare i dirigenti della sanità, e questo non si deve fare neanche per riforma costituzionale. Più in generale su quello che diceva lei, ci sono due aspetti. Uno, i partiti tradizionali italiani sanno che stanno perdendo gran parte del potere nei comuni e nelle regioni. Hanno perso Roma e Torino alle ultime amministrative, forse l'anno prossimo perderanno delle regioni al prossimo turno di regionali, quindi provano ad accentrare tutti i poteri nelle mani dello Stato centrale, e lo fanno con uno spirito malsano, quello di tenersi il potere, non quello di ottimizzare lo Stato. Quello che è più preoccupante in questa riorganizzazione dei poteri dallo Stato territoriale allo Stato centrale, quindi dalle regioni ai ministeri, è questa clausola di supremazia. Cioè il nuovo articolo 117 dice una cosa che per me è inquietante, lo fa attraverso questo titolo clausola di supremazia, che è altrettanto inquietante. Se il governo vorrà fare un deposito di scorie radioattive nella mia città e la regione e il comune si opporranno, applicando la clausola di supremazia potrà fare tutto quello che vuole. Ed è anche per questo io mi rivolgo al popolo delle trivelle, quei 16 milioni di italiani che hanno votato al referendum di aprile sulle trivelle che non raggiunse il quorum. Andiamo tutti a votare no, anche per bloccare questa arroganza del potere del governo Renzi, che con la clausola di supremazia vuole
fare tutto quello che vuole sui territori senza ascoltare i territori, e sappiamo bene che questi partiti tradizionali in Italia vanno sempre al traino del nucleare, del petrolio e del carbone, che sono un tipo di energia che sta morendo ma che ogni tanto bussa alle porte di Palazzo Chigi perché ha bisogno di finanziamenti pubblici o di progetti ad hoc per continuare a campare. Quindi il popolo delle trivelle voti no e vada in massa a votare, che possiamo farcela. Onorevole Di Maio, c'è una cosa che non mi torna. Voi avete stigmatizzato la lettera dei sindaci del Partito Democratico agli elettori per votare sì. Poi però ieri al Comune di Roma si è discussa una mozione per schierare di fatto, lei era presente, Roma per il no al referendum, e in Veneto avete addirittura fatto sponda con la Lega di Zaia per una risoluzione che di fatto schiera la regione per il no e impegna la giunta a trascinare il governo davanti alla Consulta in caso vincesse il sì. Che differenza c'è? Tutti insieme contro Renzi? Ma quella è propaganda, quella delle lettere di Renzi, che tra l'altro violano delle norme dell'AGCOM. Noi abbiamo fatto addirittura un ricorso all'AGCOM perché, per quello che ci riguarda, quella non è un tipo di pubblicità, soprattutto è ipercostosa, ma al di là dei costi non è un tipo di pubblicità che si addice ad una campagna referendaria. Mandare lettere a tutto il mondo, agli italiani nel mondo, fatto dal Presidente del Consiglio. Tant'è vero che l'AGCOM ha pensato bene di non esprimersi, perché altrimenti avrebbe dovuto comminare una multa al Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale di Roma ci fornisce una notizia. Io ieri ero al Campidoglio per una presentazione di un rapporto statistico, non per la mozione sul referendum, questo ci tengo a precisarlo, ma il Campidoglio ieri ha difeso la Costituzione mettendo al centro del proprio dibattito il tema del no o del sì alla Costituzione, alla riforma costituzionale. Ed è una notizia, perché in quell'assise per anni si è difesa Mafia Capitale, adesso c'è chi difende la Costituzione della Repubblica. Sì, mi permetta, di fatto è stata però insomma una operazione di comunicazione che va a sostenere il no al referendum, di questo si parla. Sono tutte le prerogative di un consiglio comunale che può discutere una mozione che impegna il sindaco a sostenere il no al referendum. Poi c'è stata l'opposizione che ha votato contro e c'è stata la maggioranza che ha votato a favore. Questo è un atto chiaro e trasparente. Per me è inquietante invece un presidente del consiglio che in questo momento ha scritto una legge di bilancio, la vecchia legge finanziaria, per dare mance al lobby e ai elettori in vista del referendum del 4 dicembre. Quello invece non scandalizza il PD. Dire a Vincenzo De Luca: se fai passare il sì con la legge di bilancio ti arrivano i soldi per le tue clientele in Campania, quello non scandalizza il Partito Democratico. Ma mi facciano il piacere. Senta Di Maio, a proposito di scandalizzare, mi sono testimoni i colleghi, stanno arrivando molti messaggi anche da quelli che si dicono insomma di far parte del movimento sulla questione delle firme. Vogliono che lei si esprima su questa questione. Perché? Perché appunto siete nati con il titolo della grande onestà, per una serie di questioni insomma, e quindi qualcuno si chiede: ma perché devo risentirmi parte del movimento quando accadono comunque anche all'interno del nostro movimento queste cose? Perché il movimento non le tollera, il movimento non resta a guardare. Ci sono esponenti di altre forze politiche che, condannati per questioni di firme false, restano nel partito e fanno carriera. Da noi vengono sospesi o gli viene chiesta l'autosospensione, e questa è la differenza. Perché in una forza politica, la prima forza politica del paese in questo momento, il Movimento 5 Stelle, ci potrà sempre essere chi sbaglia. L'importante è come reagiamo noi, senza stare a guardare o ad aspettare ipocritamente le sentenze di terzo grado. Noi agiamo dal punto di vista politico e poi la magistratura faccia il suo corso. Su questo mi sono espresso più volte e mi fa piacere esprimermi anche qui alla vostra radio. Onorevole Di Maio, visto che, tra l'altro voglio sottolineare, lo ha fatto Giusy Legrenzi, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, vi ringraziamo, vi esortiamo a continuare a scriverci al 349-349-1025 via Twitter con hashtag NonStopNews a @RTL1025, così chi ci segue oltretutto in radiovisione vedrà anche un dibattito parallelo, i commenti a caldo alle sue parole. Lei ha parlato ovviamente, ma è inevitabile, siamo a poche ore dal voto, tantissimo anche in questi minuti, di Matteo Renzi. Le chiedo questo: ora, la sinistra sa bene quanto porti male, vi sia permessa questa affermazione, vivere con un'ossessione. Per 20 anni ha vissuto con l'ossessione di Berlusconi. Non si rischia da parte del Movimento 5 Stelle, con la forza che ha oggettiva e che lei ha ricordato, di trasformare Renzi in una specie di ossessione e portare tutti quelli che non la pensano come il Movimento, che magari poco si sentono renziani, a dire: mamma mia, parlare sempre solo di Renzi stanca, piuttosto io sto con lui.
che con quelli, come capitava con Berlusconi, che vedono in lui il demonio. Non c'è questo rischio. Infatti la politica non va mai personalizzata, non va mai personalizzata in positivo. Infatti io faccio parte di un movimento che ha sempre cercato di lavorare in gruppo e di fare un discorso non leaderistico. Quando si proponeva agli elettori, quando parlava di programmi elettorali, parlava di temi, prima il cosa e poi semmai il chi. E lo stesso vale per gli oppositori, per quelli che sono, quelle che sono forze politiche di cui oggi non condividiamo lo stile, non condividiamo il metodo di governo. Qui non c'è nulla di personale contro Matteo Renzi, c'è sicuramente una voglia di mettere un punto, di mettere la parola fine ad un modo di governare questo paese, che è un modo, le dico, ingannevole e truffaldino, come questa riforma. Hanno fatto la legge sulla buona scuola, la chiamavano buona scuola, ma ha massacrato gli insegnanti. Il Jobs Act doveva rilanciare il lavoro, 16 miliardi di euro per far aumentare i licenziamenti del 37%, con 90 milioni di voucher venduti. Hanno fatto il salvabanche per salvare il padre della Boschi e far saltare i risparmi a 100.000 persone. Oggi fanno una riforma della Costituzione che ha un bellissimo titolo, che troveremo sulla scheda elettorale il 4 dicembre, ma se leggi il testo ti viene voglia di scappare dall'Italia, perché tra le altre cose si darà l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e sindaci che prima non l'avevano e oggi si potranno salvare dalla galera. Comunque, scusami per Luigi, proprio in una battuta, che per sorridere, non se lo sogna quindi alla fine di notte Matteo Renzi, questo ma ci no sta... ma assolutamente no, assolutamente non mi è mai capitato, glielo posso assicurare qui in radio, assolutamente. Ma non siamo, senta Di Maio, però c'è una questione su cui, dai, non possiamo nasconderci. Per chi è detrattore del Movimento 5 Stelle, per chi non apprezza la vostra proposta politica, devo dire che negli ultimi anni lei si è affrancato come l'interlocutore, lo dimostrano anche messaggi, dal vocabolario più sobrio e dall'attitudine, diciamo, al dialogo e al rispetto con gli altri, a differenza di molti suoi colleghi. Lo dica chiaramente anche a tutti gli elettori e gli ascoltatori che magari hanno già deciso di votare sì. Lei avrebbe mai dato del serial killer a quelli del tavolo del sì, ma soprattutto avrebbe mai definito scrofa ferita il Presidente del Consiglio? Non ne sembra un vocabolario? Cioè, non basta dire quello è Grillo. Grillo comunque è il vostro portavoce, leader, è il vostro garante, è tutto. Cioè, se parla lui, parla a nome del Movimento o no? Io mi preoccuperei se Grillo iniziasse a parlare come Di Maio o Di Maio iniziasse a parlare come Grillo. L'importante è restare se stessi. Grillo lo conoscete da 30 anni, lo conoscete da prima che io nascessi sicuramente, e sapete benissimo che qual era il suo linguaggio e la sua personalità. E quando lui prova a mettere in evidenza una riforma che stravolge 47 articoli della Costituzione e che ci stanno vendendo come la riforma migliore del mondo, invece è una riforma che salva la casta, lui lo fa con il suo frasario, come io invece ho sempre utilizzato il mio stile, e questa era la mia personalità anche prima di entrare in Parlamento. Io penso che la politica debba essere autentica. Voi ci avete sempre conosciuto per quello che siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Avete sempre avuto il Movimento 5 Stelle davanti, senza strategie di comunicazione, semplicemente con le proprie personalità, con i propri componenti e con il proprio stile. Poi c'è a chi piace e a chi non piace, e non bisogna assolutamente cadere nel tranello, secondo me, di mettersi a dire io questo non l'avrei detto, io quello non l'avrei detto. Ci conoscete tutti per personalità e sapete sì, però, come... Di Maio... Sì. Di Maio, scusi, la interrompo, però c'è una cosa su cui non possiamo nasconderci. Io mi rivolgo a lei perché lei ha un vocabolario, un modo di fare del tutto di buon senso. Però questo lo sanno tutti i colleghi giornalisti che sono all'ascolto, gli opinion leader, coloro i quali magari hanno manifestato in questi ultimi anni diffidenze e riserve nei vostri confronti. Basta una critica al Movimento 5 Stelle che i profili Twitter, Facebook e Instagram di chiunque esprime un'opinione diversa da voi vengono intasati di offese personali. Questo lei lo sa, cioè il vocabolario che viene utilizzato spesso dai suoi militanti, è grave. Io questo lo condanno, come lo condanno da parte di altre persone che fanno parte di altre forze politiche. Se lei guarda la mia bacheca Facebook o Twitter, troverà altrettante offese da parte, io non so se siano militanti di altri partiti, ma sicuramente sono tifosi di Matteo Renzi, e questo io lo vedo ogni giorno. Come condanniamo chi si comporta male in rete, utilizza un linguaggio poco consono in rete e nella realtà, allo stesso modo noi lo condanniamo e ci aspettiamo che lo condannino gli altri per i loro
seguaci, tifosi, fan, non lo so, o anche troll. Abbiamo scoperto qualche settimana fa la moglie di Brunetta, occhio, c'era la moglie di Brunetta che utilizzava Di Maio, tra l'altro, esatto, sì, il suo cognome, il mio cognome, dicevano che fosse sua sorella, l'avrebbe voluta come sorella Titti, la moglie di Brunetta. Ma sicuramente sarà una brava persona, ora non stiamo assolutamente a condannare questa persona per quella, però le ricordo che allora, qualche giorno prima, fu costruita tutta una storia su questi profili falsi che venivano dalla Russia e aiutavano il Movimento 5 Stelle. Poi invece di Putin ci hanno trovato la moglie di Brunetta, quindi questo sempre per capire quanto ci stiamo ammalando di complottismo anche nel mondo, diciamo, della che è russa italiana. Nell'anima russa. questo non lo so. Onorevole Di Maio, io intanto prendo a prestito un po' i messaggi degli ascoltatori perché li trovo alcuni anche molto interessanti. Paolo le fa una piccola provocazione, secondo me è interessante, dice: vista la continua espansione vostra, perché non votare sì così alle prossime elezioni vincete e avete il potere e mettete voi in atto la stabilità di governo? Guardi, rispondo prima di tutto sul merito della domanda. Il tema non è quale riforma o quale legge elettorale avvantaggi il Movimento 5 Stelle. Noi qui prima di tutto dobbiamo discutere di cosa sia in linea con i principi della prima parte della Costituzione e cosa non lo sia. Seconda cosa, e questa riforma secondo me stravolge 47 articoli della seconda parte e nega molti della prima parte facendo così. E nello specifico parliamo anche di quello che è il cosiddetto diritto di un paese ad avere leggi giuste. Tenete presente che questa riforma, con la nuova formulazione dell'articolo 70, dice una cosa che è inquietante. Se la nuova Camera dovesse essere eletta dai cittadini con una maggioranza, mettiamo, del Movimento 5 Stelle, il Senato, anche se i cittadini alla Camera, andando a votare, avranno eletto una maggioranza del Movimento, avrà una maggioranza del Partito Democratico. In base al nuovo articolo 70, se Camera e Senato non si mettono d'accordo sulle leggi che devono discutere, allora i due presidenti del Senato dovranno mettersi d'accordo, e se non trovano un accordo si va nell'impasse totale. Cioè Renzi dice: noi abbiamo semplificato le regole del gioco, abbiamo superato il bicameralismo perfetto. Lui ha complicato le regole del gioco, perché se si dovesse fare una nuova legge anticorruzione alla Camera dei Deputati con questa riforma, il Senato potrebbe bloccarla quando vuole con un'altra maggioranza, perché in base all'articolo 70 potrebbe dire: quella legge anticorruzione la vogliamo modificare anche noi. Oggi c'è una maggioranza alla Camera e una maggioranza al Senato che possono approvare le leggi, e sono tutte e due elette dal popolo. Se dovesse passare il sì, avremo una maggioranza alla Camera eletta dal popolo, una maggioranza al Senato non eletta di un altro partito, che potrebbero entrare ogni giorno in collisione, in rotta di collisione, e creare il caos. Quindi non c'è neanche il mito della velocità dello Stato. Ma non è vero che non è eletta Di Maio, perché sono eletti come consiglieri regionali. La riforma dice che i nuovi senatori saranno eletti tra i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali. E poi e chi li elegge? Sono enti di secondo livello. È un ente di secondo. Ma chi li elegge? I cittadini li eleggono. Sì. I consiglieri regionali, ma non i nuovi senatori. Ma questo è il giochetto che hanno fatto con le province e le città metropolitane. Non hanno abolito le province, hanno abolito gli elettori, adesso i consiglieri provinciali e il presidente della provincia se lo votano tra sindaci e consiglieri provinciali. Città metropolitane non le abbiamo mai potute votare, se le votano tra consiglieri comunali e sindaci. I nuovi senatori se li voteranno tra consiglieri regionali e consiglieri provinciali di Trento e Bolzano. Ma questa cosa, quando io ho votato il mio presidente di regione, quando io ho votato il mio consigliere regionale, non mi era stata detta. Non mi era stato detto, quando sono andato a votare per le regionali, che i consiglieri regionali eletti in consiglio avrebbero avuto l'immunità parlamentare se andavano in Senato. Guardi che questo è molto No, ma è chiaro, la posizione del no, e sua in particolare, è chiarissima. Dal sì le potrebbero rispondere: del resto stiamo votando su una riforma, cambiamo le regole e le sottoponiamo al parere sovrano del popolo. Quindi sono le classiche posizioni del sì e del no. Chiaramente che quando andremo a votare alle elezioni politiche, noi potremo votare solo per la Camera. Prima votavamo su questo Renzi dirà. ne ha fatto una bandiera, ci mancherebbe. Qualcuno dirà però allora non votiamo più per il Senato, hanno abolito il Senato. No, il Senato continuerà a costare 450 milioni di euro. Se lo eleggeranno tra di loro e si comporrà di persone
e quando abbiamo letto nelle regioni nessuno ci aveva detto che sarebbero andati a fare anche i senatori. Le posizioni del no e del sì da questo. Sa anche che sui costi c'è una grande polemica, magari dopo ci torniamo. Le vorrei chiedere La polemica è stata chiusa dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ci dice che non si risparmieranno 500 milioni ma 50 milioni. Il dettaglio che nessuno sta dicendo è che il referendum di domenica, solo quello ci costerà 300 milioni di euro, quindi ne risparmiamo 50. Benedetti però, e onorevole, ne spendiamo 300. Ce lo faccia benedetti, dire, milioni benedetti, perché parla il popolo su qualcosa di veramente fondamentale. Su una riforma che viene spacciata come grande risparmio per la politica e ci costa più il referendum che risparmio. Però è previsto dalla Costituzione, l'articolo 138 lo prevede, adesso non è un'invenzione così. Io dico soltanto che in paese non sentivamo il bisogno di fare questo stravolgimento della Costituzione. Con una legge ordinaria potevamo tagliare lo stipendio a tutti i parlamentari e risparmiavamo 90 milioni di euro, non 50 milioni di euro, con due giorni di lavoro. Andando avanti al dopo, comunque vada, le vorrei chiedere, insomma, Mattarella per la prima volta due giorni fa ha fatto sentire la sua voce, e per chi lo conosce, è uno come lei così addentro ormai alle questioni romane e politiche, avrà notato che si tratta di parole estremamente misurate ma puntuali. Ieri Salvini si è arrabbiato mica poco, ha fatto capire, intendere di non fidarsi in qualche misura. Domani glielo chiederemo perché sarà nostro ospite. Secondo lei che cosa succederà dal 5 in avanti se dovesse vincere il no, e posto che Renzi si dimetta? Anche su questo ovviamente poi vedremo. Che farà lei Mattarella? Cosa si augura? Io penso una cosa, che il Presidente della Repubblica sia la carica costituzionale e istituzionale che dovrà gestire un'eventuale crisi di governo, che noi non sappiamo se ci sarà, non sappiamo neanche se ci sarà solo nel caso del no o anche nel caso del sì. Io sto leggendo tanti retroscena, poi oggi in questi giorni è un susseguirsi di retroscena, ma che ci sia la vittoria del sì o ci sia la vittoria del no, potrebbe esserci in ogni caso, a quanto sto leggendo, potrebbero essere le dimissioni di Matteo Renzi, o in ognuno dei due casi le non dimissioni di Matteo Renzi. Quindi sarà Matteo Renzi a decidere. Quello che penso io è che comunque la Costituzione prevede in capo al Presidente della Repubblica la funzione di gestire un'eventuale crisi di governo. Vuole sapere la mia idea? Se ci dovesse essere una crisi di governo, e questo non lo sappiamo, e comunque non si vota sulla crisi di governo, si vota sul sì e sul no, e poi ci auguriamo che Matteo Renzi mantenga la promessa che aveva fatto, quella se vince il no io mi dimetto, se ci dovesse essere noi chiederemo al Presidente della Repubblica una cosa molto semplice, di ridare la parola agli elettori, perché abbiamo avuto due governi che non sono passati per le elezioni con le loro coalizioni e con i loro programmi, hanno fatto leggi che nessuno gli aveva chiesto, come anche aveva fatto il governo Monti con la legge Fornero, e forse è il momento di ridare la parola agli italiani. Quindi lei vorrebbe votare nel 2017? Io il prima possibile, guardi, però questo dibattito... Con che legge elettorale? Questa ovviamente è una domanda che viene sempre fatta. Oggi abbiamo purtroppo un pasticcio. No, ma si figuri, anzi i cittadini io credo che lo vogliano debbano saperlo, quindi, anche, sì. E quindi è giusto che rispondiamo a questa domanda. Noi oggi ci ritroviamo in un pasticcio. Il PD ha fatto la legge elettorale solo per la Camera, si chiama Italicum, ed è già sotto vaglio della Corte Costituzionale, che potrebbe bocciarla per incostituzionalità. E al Senato invece abbiamo la vecchia legge della Corte Costituzionale, il cosiddetto Consultellum. Se si deve fare una nuova legge elettorale, e allora la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono attrezzati per farla in 10 giorni. Ora, quelli che hanno già governato questo paese hanno fatto due leggi elettorali, il Porcellum dichiarato incostituzionale e l'Italicum sotto giudizio di incostituzionalità, tanto è vero che anche loro lo vogliono cambiare. Forse è arrivato il momento di dare l'opportunità a noi di fare una legge elettorale, noi ce l'abbiamo, è una legge elettorale che è proporzionale ma garantisce la governabilità, e poi si va a votare, ma senza bisogno di governi tecnici. C'è un dettaglio che i cittadini forse non conoscono bene, che a metà del 2017, cioè a metà dell'anno prossimo, molti parlamentari matureranno la pensione, cioè arriva quel termine della legislatura entro il quale maturi la pensione da parlamentare, e tutti quanti vorranno tirare a campare fino al 2017, solo pochi stanno chiedendo di andare a votare prima di quella data, tra cui il Movimento 5 Stelle, che ha sempre rinunciato a vitalizi, ha sempre rinunciato a mega stipendi, a doppi stipendi, a rimborsi elettorali. Senta Di Maio, allora, voi state lavorando ovviamente al di là del risultato referendario per governare questo paese, e ovviamente gli italiani, gli elettori hanno modo di provare
la vostra capacità di governo, ovviamente nelle città in cui già governate. Adesso io non voglio scomodare Roma, le parlo da giornalista, ma soprattutto da cittadino romano, perché mi sembrerebbe francamente irrispettoso nei suoi confronti della sindaca Raggi dare un giudizio a pochi mesi ovviamente da lavoro che è cominciato l'estate scorsa, quindi insomma voglio dire ci vuole del tempo e quindi mi sembra corretto non esprimere un giudizio. Però le dico, molti italiani, molti romani soprattutto, sia quelli che hanno votato 5 Stelle che quelli che hanno votato altrove, sono rimasti un po' stupiti dal fatto che insomma voi non vi siete preparati prima. Cioè è possibile che voi siete andati a formare una giunta un po' tardi, con cambi continui di assessori, senza dare la sensazione ai cittadini romani di essere preparati a governare la città più importante che c'è in Italia, che soprattutto rappresenta il paese. Cioè non crede che questa mancanza di preparazione abbia contribuito a far pensare ai vostri elettori: sì, io voto per voi, ma vi ritengo impreparati a governare? Guardi, noi abbiamo cambiato l'assessore al bilancio a Roma, questo è l'assessorato che è stato sostituito nella giunta romana. Detto questo, voglio dire una cosa: Roma è una... Non solo, Sì, perché poi? Beh, se ne sono andati, mi sembra, vari dall'ATAC all'AMA, insomma c'è stato un po' di... Dirigenti nominati dal comune. No, quelli erano, quello dell'ATAC era il presidente dell'ATAC nominato da Marino, uscente, che poi se n'è andato. E ovviamente il presidente dell'AMA l'abbiamo sostituito, cioè l'azienda che si occupa invece dei rifiuti. Però ovviamente in quei giorni venne descritta il crollo della giunta Raggi, avevamo sostituito l'assessore al bilancio. Può capitare, soprattutto in una città in cui il quartiere più grande è grande quanto Catania e il quartiere più piccolo è grande quanto Ferrara, una città che è un unicum, io credo, in tutta Europa, di cui noi abbiamo accolto la sfida di governarlo. E le dico, ci sono enormi difficoltà, sì, ma ci sono già molti risultati. Per esempio, la cosa di cui io vado più orgoglioso è la delibera della giunta Raggi, che è in via di approvazione, che dichiarerà il centro storico libero dal gioco d'azzardo e dalle slot machine e la limitazione degli orari del gioco d'azzardo dei centri scommesse fuori dal centro storico nel resto della città, perché il gioco d'azzardo sta distruggendo le famiglie italiane e nessuno ne sta parlando. 200 pullman nuovi su cui sarà obbligatorio controllare il biglietto. Lo so che farebbe ridere in una capitale europea dire che abbiamo istituito il controllo obbligatorio del biglietto, ma se non istituiamo il controllo obbligatorio del biglietto non possiamo recuperare fondi per comprare nuovi mezzi e dare più mezzi ai romani. Sto dicendo che abbiamo risolto i problemi di Roma, per carità, è una città con 13 miliardi di euro di debiti, ma sono pieno di entusiasmo nel fatto che possiamo vincere questa sfida di cominciare a rimettere a posto una capitale che negli ultimi 20 anni è stata appannaggio di mafie, come ce lo dimostra l'inchiesta Mafia Capitale, e di lobby che l'hanno spolpata. Potrei continuare a dirle, onorevole Di Maio, lei non so da quanti anni vive nella città di Roma, immagino da quando è diventato deputato, immagino. Sì. No? Poi l'avevo frequentata altre volte, ma sempre da pendolare. Sì, lei capirà che l'aspettativa rispetto a ciò che avevate fatto è e giusto, detto in campagna elettorale era molto alta. Lei avrà verificato la delusione dei romani, questo sì, immagino. Io incontro tanti romani che mi dicono: andate avanti, sappiamo che è un'impresa quasi impossibile. Io gli dico sempre che non è un'impresa impossibile, ma non li abbiamo presi in giro con la storia dei primi 100 giorni, perché in questi anni abbiamo avuto nei primi 100 giorni le operazioni spot di questi nuovi sindaci che arrivavano lì e poi tutti si inabissavano. Noi stiamo lavorando sulla programmazione, per esempio il nuovo bilancio di Roma Capitale, che verrà approvato entro la fine di quest'anno, farà in modo che non si prevedano più gli appalti senza gara, quelli con assegnazioni con gli affidamenti diretti, perché quelli sono stati il male della pubblica amministrazione per troppi anni, e questo bilancio li ridurrà quasi a zero. Che cosa significa? Che finalmente le imprese oneste potranno partecipare a gare d'appalto senza vedersi scavalcate da imprese che hanno l'amico in comune e hanno l'affidamento diretto. Ovviamente, guardi, io penso che ci siano tante aspettative ed è giusto che ci siano, e io credo che dobbiamo necessariamente essere all'altezza della sfida che abbiamo accolto decidendo di governare Roma, ma anche decidendo di governare altre città come Torino e come tante... Noi governiamo oggi 37 comuni. Onorevole Di Maio, togliamoci l'ultimo dente su Roma, visto che siamo in questa fase. Tanti aderenti al Movimento 5 Stelle hanno storto il naso, sto usando un eufemismo, lei lo sa molto meglio di me, davanti alla faccenda Marra. Ecco, in tutta franchezza, non si poteva evitare quell'assegnazione al fratello?
Guardi, queste sono scelte del sindaco e sceglie il sindaco e ha fatto le sue valutazioni. So che quelli sono vincitori di concorso di Roma Capitale, sono vincitori dipendenti, quindi non sono persone individuate con spoil system di sotto, hanno vinto un concorso, ma a lei, quindi alla sindaco, vanno gli oneri e gli onori delle scelte che prende. Lei, ripeto, proprio perché insomma il Movimento 5 Stelle, e credo che questo abbia portato freschezza, ha delle bandiere che sono nel proprio DNA. Il DNA è qualcosa di fondamentale, perché si dice chi saremo, chi siamo stati e che cosa stiamo facendo. Di Maio, il fratello, la butto lì, secondo me non lo nomina, da come ha risposto. Poi magari sbaglio, eh? Non so manco se è un fratello. Ma la questione in questo caso è che non sono stati neanche nominati, questi sono vincitori di concorso. Sia chiara questa cosa. Però qui, se fosse capitato in un comune con il PD... Tutti i dettagli della questione li conosceremo penso più avanti, perché in questo momento noi siamo stati molto concentrati sulla campagna referendaria. Grazie. Di Maio, scrivono intanto, io ripeto, a me piace farmi utilizzare i messaggi degli ascoltatori perché poi sono la pancia del nostro paese. Si è definito progressista, insomma il Movimento 5 Stelle progressisti, voi che però volete tenere tutto com'è, ci scrive un ascoltatore. Niente trivelle, no TAV, no Olimpiadi, insomma c'è qualcosa per cui siete per il sì? Ma noi abbiamo un'idea di paese che passa per una serie di programmi che abbiamo già presentato ai cittadini in tutti questi anni. Pensiamo al programma dell'energia. Io non sono uno di quelli che fa parte di un movimento che dice domani mattina vi facciamo passare alle rinnovabili, spegniamo tutto, carbone, petrolio e gas nel giro di 2 giorni. No, ci vuole programmazione. Il nostro programma energetico che abbiamo presentato ai cittadini italiani 6 mesi fa descrive una linea di azione per diventare un paese leader nelle rinnovabili da qui al 2050. Nel 2020 spegniamo il carbone e dopo il 2020 iniziamo lo spegnimento dell'approvvigionamento da petrolio e dalla maggior parte del gas attraverso la conversione alle rinnovabili. Noi abbiamo un'idea di paese che si programma sul medio e lungo termine, perché questo paese si salverà solo con la programmazione sul medio e lungo termine, non con i bonus elargiti in prossimità di un voto delle amministrative, del voto dell'europeo, del referendum costituzionale. A noi ci ha ammazzato in questi anni la politica che invece di guardare al futuro dei propri figli guardava alle prossime elezioni, quelle più vicine. Poi capisco anche una cosa, perché molti dei vostri ascoltatori stanno dicendo questi sostengono e non vogliono lasciare tutto com'è, ma anche io voglio modificare la Costituzione. Io non penso che la Costituzione sia immodificabile, non credo che sia la priorità, ma la modifica della Costituzione ci può dare la possibilità di rigenerare la classe politica, e per rigenerarla dobbiamo fare 3 modifiche veloci. Una, i politici che entrano nelle istituzioni massimo 2 mandati e tornano al loro lavoro. 2, un politico che entra in Parlamento e cambia partito torna a casa, non resta a fare il mercato delle vacche. E 3, un politico che sbaglia va in galera, non si salva più con l'immunità parlamentare. Così noi rigeneriamo la classe politica e possiamo rilanciare le istituzioni della Repubblica. Senta Di Maio, io le dico con franchezza che ho trovato sempre molto stucchevole e strumentale il fatto che i detrattori del Movimento 5 Stelle ricordassero le vicende giudiziarie di Peppe Grillo, perché quella è una pagina che andrebbe chiusa, che riguarda le vicende personali, tra l'altro drammatiche immagino per Peppe Grillo, di una vicenda insomma che ha visto anche la morte di alcune persone, e quindi io la chiuderei lì. È veramente stucchevole, se per non dire irrispettoso, tirarla fuori, tant'è che io le arrivo a fare questa domanda: avete mai pensato di mettere in discussione le regole interne al Movimento 5 Stelle e sondare Peppe Grillo come candidato premier del Movimento per le prossime elezioni? Le dico questo, sa perché? Non certo perché io ce l'ho con lei, lei sarebbe perfetto a fare il candidato premier di Battista o altri, ma perché il leader morale, politico, colui che insieme a Casaleggio ha fondato questo movimento, non si misura con il consenso e con gli italiani? Per quale motivo? Perché è sempre stata la garanzia del movimento il fatto che Beppe Grillo non volesse candidarsi. Le spiego, quando io sono entrato in questo movimento nel... Ma garanzia di cosa? Scusi, garanzia di cosa? Quando io sono entrato in questo movimento nel 2007, i miei coetanei che stavano negli altri partiti portavano l'acqua al mulino di un candidato leader che magari era, non lo so, D'Alema, Veltroni o Berlusconi. Qui invece ti dicevano mettetevi in gioco voi, metteteci la faccia, andate avanti,
io non voglio candidarmi, io Beppe Grillo, voglio solo che questo movimento cresca e cambi il paese. Per me è sempre stata una garanzia avere un garante delle regole del movimento, quelle regole che ci fanno forti, il taglio degli stipendi, il fatto di non essere condannati nelle istituzioni, di candidarsi massimo due mandati e poi tornare a casa, il garante che è fuori dalle istituzioni, ovvero colui che non è in conflitto di interessi, che non è all'interno delle istituzioni e decide per se stesso. Questa è sempre stata la nostra forza e credo che resterà la nostra forza, il fatto che Beppe Grillo non voglia candidarsi, ma ha creato questo movimento e ci ha dato la possibilità in tanti cittadini che non lo conoscevano e che non avevano una storia politica alle spalle di poter partecipare alla vita politica di questo paese. Però, onorevole Di Maio, mi scusi, però è stato detto in passato che Grillo questa scelta non la faceva per motivi legati alla sua vicende passate. Ma questo è stato detto, quello... No, questo l'ha detto anche lui. Sì, ma non è quello soltanto, questa è un'idea di movimento in cui chi fa da megafono, chi è fondatore, non ha ambizioni personali nell'entrare in politica, questa è sempre stata la nostra forza più grande. Giusi? Ma volevo fare una domanda all'onorevole Di Maio rispetto all'agenzia Standard & Poor's che dice, insomma, che teme rispetto al no, cosa ne pensa di questa questione, cioè dice l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in Europa è una crisi in Italia, che secondo appunto questi signori sarebbe data da una vittoria del no. Che pensa? Beh, che ci sono tanti scenari in questo momento, per esempio Credit Suisse e anche l'Economist l'altro giorno dicevano c'è il rischio che se vince il sì vince il Movimento 5 Stelle, altri dicevano se vince il sì l'Italia piomba nel caos, ed è vero perché per come è scritta questa riforma l'Italia può piombare nel caos perché si bloccheranno i lavori parlamentari con il nuovo articolo 70 che non delinea bene quali siano le competenze di Camera e Senato. Ci sono tanti scenari, io penso soltanto una cosa, che i cittadini devono poter decidere senza la paura del dopo, invece si sta fomentando questa paura del dopo quando invece noi dobbiamo andare a votare sì o no, io voterò no ad una riforma costituzionale che modifica 47 articoli, che ha un bellissimo titolo ma un pessimo contenuto, tant'è vero che nel titolo non ti dicono una serie di cose che invece ci sono scritte nel contenuto e sono vergognose, come la perdita del diritto di voto al Senato o l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e sindaci. Onorevole Di Maio, sempre pensando al dopo, prima si scherzava un po', no, sul suo ruolo, e lo sa, sono mesi che lo danno come candidato premier, non so quante volte l'ho sentito ripetere dallo stesso Renzi, magari poi seguendo la cosa da un sorrisino o da un chissà che cosa ne pensa Grillo o Casaleggio, ma a parte questo, che come dire fa parte del classico teatro della politica, le chiedo, pensando al dopo, quando magari saremo in campagna elettorale per le politiche, lei prima accennava ad esempio al Jobs Act, sa che a tutt'oggi un nervo scoperto, uno di quei temi che veramente dividono, e chiedo secco, il Movimento 5 Stelle, ma Luigi Di Maio in modo particolare, tornerebbe indietro, riproporrebbe l'articolo 18 come era prima? Guardi, io penso una cosa, che non è abbassando i diritti di coloro che lavorano che si crea più lavoro, l'illusione più grande è che si possa creare più lavoro modificando le leggi sul diritto del lavoro, si crea più lavoro abbassando le tasse alle piccole e medie imprese, eliminando gli interventi Equitalia e combattendo la corruzione, che ci permette di drenare 15 miliardi ogni anno dalla corruzione verso l'abbassamento delle tasse alle piccole e medie imprese. Questa è una strada e un'idea di paese. Ciò significa che bisogna dare più tutele a chi lavora. I miei coetanei oggi che sono laureati vengono pagati con i voucher, quindi il voucher non viene più utilizzato per i lavori domestici, viene utilizzato per pagare i laureati in un modo che è la nuova frontiera del precariato e della schiavitù. A questo modo di pagare il lavoro si deve mettere fine. Poi è anche vero che gli imprenditori che assumono devono pagare meno tasse e soprattutto devono avere meno burocrazia. Le leggi in cui c'è scritto il comma 4 del comma 6 che richiama la legge del 73 sono una delle mannaie che hanno distrutto le imprese in questo paese. Se vogliamo cominciare a combattere la burocrazia dobbiamo iniziare a votare no, perché il linguaggio burocratese entra anche in Costituzione. Se vi leggete il nuovo articolo 70 è tutto un comma 4 che richiama al subcomma del terzo articolo della legge 74 e della legge 63. Sì, l'abbiamo sottolineato più volte. Io anche volevo dirvi però una sul cosa, Jobs Act non mi ha detto se lo cancellerebbe sì, o no.
No, ma questo il Jobs Act è una cosa vergognosa. Tra l'altro è lo stesso governo che lo sta cancellando, perché la notizia che non c'è, che non si sta dando, è che il governo non sta rimettendo soldi nel Jobs Act, perché ha capito che è un fallimento. Noi dobbiamo fermare il proliferare dei voucher, dare più stabilità ai lavoratori e far pagare meno tasse agli imprenditori. E questo è sicuramente una nostra idea. Volevo dirle una cosa, a me piacerebbe su tutte le cose che abbiamo detto, perché altrimenti facciamo il dibattito per corrispondenza, a me piacerebbe confrontarmi con Matteo Renzi in questi ultimi tre giorni di campagna referendaria. Io l'ho chiesto più volte, lui è scappato da questa cosa. Le cose sono diverse. Siamo un po' ai fatti, perché le do una notizia. Io, Fulvio Giuliani e Giusy Legrenzi, circa 10 giorni fa abbiamo intervistato Renzi, che ha fatto un appello ai nostri microfoni dicendosi disposto a confrontarsi con Berlusconi, che per suoi motivi ha detto no, e con Peppe Grillo o Casaleggio Junior, per una questione dall'altro comprensibile dal suo punto di vista. Li ritiene i leader morali, garanti, gli organizzatori, quello che vuole lei, del Movimento 5 Stelle. Hanno rifiutato. Abbiamo introdotto, come dire, inoltrato la richiesta poi anche per iscritto al Movimento 5 Stelle. Questo lo dico per gli ascoltatori. Abbiamo fatto i notai. Fatto le cose per bene, però diciamo chiaramente riportando letteralmente la richiesta. Matteo Renzi è il firmatario di questa riforma. Sì. Ci siamo noi in Parlamento, noi parlamentari, che abbiamo discusso la sua riforma per 2 anni e mezzo, che tra l'altro questa discussione è costata decine di milioni di euro di soldi alla Camera e al Senato. E siamo noi che vogliamo confrontarci sul merito della riforma. Noi l'abbiamo discussa, tant'è vero che domenica scorsa dovevo andare io all'Arena di Giletti e subito dopo lui, quando ha saputo che c'ero io prima di lui, ha fatto saltare tutto. Ma converrà con me, Di Maio, converrà con me, lei non fa il giornalista, il conduttore, eccetera, fa un altro mestiere, ma converrà con me, no? Per logica, che se il Presidente del Consiglio si deve confrontare con qualcuno, si confronta con quello che ci mette la faccia e ha fondato il Movimento, non si confronta con lei, si può confrontare anche con altri parlamentari, ma si deve venire a confrontare con quelli con cui si è confrontato il suo partito in Parlamento. Ma di cosa stiamo parlando? È che lui non vuole confrontarsi con il Movimento 5 Stelle, perché sennò altrimenti lo avremmo sbugiardato. E qui ci incartiamo, onorevole. Perché Renzi ha detto io mi voglio confrontare, loro scappano. Visto che avete fatto da notai ed intermediari col Movimento, potete chiedere a Matteo Renzi se è disponibile ad un confronto negli ultimi tre giorni di campagna. Magari ci sta ascoltando. Guardi, onorevole Di Maio, noi abbiamo dato la disponibilità assoluta, e ci mancherebbe. Adesso parliamoci fuori dai denti. Puoi immaginare, saremmo. Puoi immaginare quanto saremmo felici. Dal punto di vista giornalistico è chiaro che noi. Senta, ma lei vorrebbe solo Renzi o mettiamo ancora qualcuno in questo confronto? Vabbè, ma è lui in questo momento il primo firmatario di questa riforma, quindi ed è anche lui che ci sta mettendo la faccia, ormai è ovunque. Quindi del centrodestra nessuno? Ma nel centrodestra in questo momento, tra l'altro, sembra essere in parte schierato col no, quindi non credo. Di cosa ci confrontiamo? Ma voi come capitalizzerete la vittoria del no qualora vincesse? No, qui non c'è nulla da capitalizzare, sia chiaro, il fronte del no è un fronte di cittadini che voteranno no e che salverà la Costituzione da questa modifica che serve solo a salvare i partiti tradizionali di questo paese che stanno morendo e basta. Non c'è nulla da capitalizzare e da strumentalizzare. Poi vedremo gli effetti di questa riforma, gli effetti di questo esito referendario, e lì lavoreremo come sempre per i cittadini italiani. Le dico anche, speriamo arrivi il prima possibile il 4 dicembre, facciamo vincere noi e torniamo ad affrontare i temi seri di questo paese che da 6 mesi sono stati accantonati perché si doveva discutere di questo referendum. Lo dica a noi. Stiamo contando i giorni di trovare il vostro apprezzamento. Ma assolutamente. Nell'ultimo minuto, proprio al volo, qui però il problema che abbiamo già sfiorato poco fa quando si è parlato di Grillo, della leadership, del ruolo di garante, però siamo franchi, chi vota Movimento 5 Stelle, chi non vota Movimento 5 Stelle ma ne riconosce il ruolo, vorrebbe provare a capire come lo deciderete. Il leader, il candidato premier, la prego non mi risponda il candidato del Movimento, perché già in molti suoi colleghi ci hanno risposto così, ma gli ascoltatori poi dicono magari delle primarie online.
No, vabbè, anche online, Di Maio, anche online. Noi abbiamo sempre, no, noi abbiamo sempre detto questa cosa: prima delle elezioni politiche, quando ci saranno le elezioni politiche, i cittadini avranno un vantaggio col Movimento 5 Stelle: conoscere candidato presidente del Consiglio e candidati ministri già da prima delle elezioni, una cosa che non accade negli altri partiti perché devono mettersi d'accordo sulle poltrone il giorno dopo le elezioni. Noi faremo questa cosa e la decideremo con metodi partecipati che coinvolgano i nostri iscritti, che coinvolgeranno i nostri iscritti. Quindi online. Adesso vedremo quale sarà il metodo. Io non esiste ancora un metodo perché non è stato ancora progettato. Se ci dovessero essere delle nuove elezioni, noi decideremo quale debba essere il metodo. Io si avvicina il Natale, sì, scusami, la Raggi lo mangia il panettone di Maio? Ah, certamente, certamente, se volete lo mangiamo a RTL. lo mangiamo insieme. Ormai nel nostro ruolo di notai qui accettiamo ovviamente, esatto. Facciamo anche per un il panettone. Parte. Secondo me io, se dovessi... comprate voi. Ah, ma certo, ma per carità, se dovessi scommettere 50 centesimi io lo metterei su Di Maio candidato premier del Movimento 5 Stelle. Anch'io, poi magari sbaglio, poi magari sbaglio. Tanto sono 50 centesimi. Esatto, no? Tanto sono 50 centesimi. Sappiamo dove arriviamo. Io non ci credo invece perché secondo me è troppo bravo e quindi lo faranno fuori. La faranno fuori Di Maio? Sono gelosi, sì, invidiosi, sì, di lei, no, ma all'interno, guardi, questi discorsi, suoi compagni, no, di viaggio, ma questi discorsi no, assolutamente no, non sono da movimento, non sono del movimento. Poi speriamo, voi non siete umani, speriamo, no, speriamo, mettiamola così. Dobbiamo, grazie, salutarci naturalmente, grazie all'onorevole Luigi Di Maio, buon è viaggio, stato un vero piacere. Buon volo, a presto. Grazie, grazie Pierluigi. Allora chiudiamo qui questa seconda giornata interamente dedicata nella terza ora. Domani toccherà a Matteo Salvini.